Io non penso di essere esattamente quella che si definirebbe una cittadina modello, nel senso che la mia vena consumistica non esiste. Io odio comprare cose nuove e preferisco di gran lunga, quando ho bisogno di qualcosa, ristrutturare un oggetto vecchio. Ristrutturare, se così si può dire. Mi sono trasferita da poco e mi sono accorta che nella mia nuova stanzetta manca uno specchio e quale donna vive senza uno specchio? Non esiste. Così, anziché sfogliare qualche sito online o fare un salto a IKEA, ho recuperato questo specchio, che in realtà è stupendo perché era probabilmente la porta di un armadio, vedete che ha la serratura. Purtroppo l'ho preso da una casa dove non abita più nessuno. E ho deciso che questo sarebbe diventato il mio nuovo specchio. Non mi ritengo una persona tirchia, ma penso che sia molto più bello avere in casa un oggetto che porta con sé una storia da raccontare. A volte sono storie che conosciamo molto bene, a volte sono storie di cui non sappiamo niente. Diciamo che di questo specchio io conosco gli ultimi 2 anni. Mi sono cimentata quindi in questa ristrutturazione molto veloce, proprio perché lo volevo con me nella mia stanza il più presto possibile. Quindi in realtà non ho smontato la cornice dallo specchio, semplicemente ho provato a ristrutturarlo così, com'era. Con la carta vetrato ho eliminato penso il primo millimetro di legno. Non sto esagerando, il legno era veramente marcio. Ho paura infatti che la primavera prossima dovrò fare un restauro di quelli seri, smontare lo specchio e lavorare bene sulla cornice. Altrimenti forse non durerà ancora tanto nel tempo. Come potete vedere, la quantità di segatura che si è creata solo usando la carta vetrata, senza nessuno strumento elettrico, è veramente una quantità che io non mi aspettavo. Era troppo, il legno marciva sotto la carta vetrata e in poche passate la carta vetrata già era piena di legno e non grattava più. Ho dovuto cambiarla un sacco di volte. Questi due affari di metallo, io credo che gli siano stati attaccati in un secondo momento, quando già questo specchio non era più la porta di qualcosa, perché era appeso al muro. Ora non chiedetemi come stava appeso al muro, visto che è marcio anche questo metallo e io non avendo cacciaviti l'ho tolto temporaneamente così, semplicemente rompendolo. Eppure era appeso al muro, credetemi, era appeso al muro. Ho dato una passatina con la carta vetrata simbolica più che altro anche qua dietro, proprio perché non so se si riesca a capire, ma c'è un foglio di legno sopra il legno vero, diciamo, il legno che si vede guardando il fronte dello specchio. Una grattatina quindi dietro è più che sufficiente, tanto il dietro non si vede, no? Una cosa che proprio non sapevo e che era nuova anche per me è come riportare a una lucentezza apprezzabile il metallo della serratura. Non ho idea di che metallo sia. Ho cercato un po' su internet, ma ho appena scoperto che internet non ha sempre ragione. C'era scritto di lavare, pulire, grattare con acqua e bicarbonato. C'era anche acqua e aceto, ma non avevo l'aceto a casa, avevo il bicarbonato. Bugia, non avevo neanche il bicarbonato. Però mi scocciava comprare l'aceto perché non lo uso. Comprerò anche l'aceto in realtà. Spoiler, se non l'aveste capito, non funziona. Io ci ho provato a mescolare un po' di bicarbonato con l'acqua, gliel'ho piazzato sopra al metallo e ho grattato con una spugnetta, con uno straccetto. Ma non è venuto via niente. Allora ho fatto anche questo tentativo di lasciare il bicarbonato agire sul metallo, ma l'ho lasciato un po' lì, diciamo una decina di minuti, finché tra l'altro riprendevo il fiato e devo dire la verità, mi godevo questo sole di novembre che ha trasformato tutte le giornate in delle cartoline. Devo ammettere che comunque io ci credevo nel fatto che il bicarbonato funzionasse per pulire il metallo. Infatti mi sono impegnata un sacco e sulla spugnetta rimaneva un rimasuglio di sporco, qualcosa di sicuro è venuto via. E il problema è che all'apparenza non è cambiato assolutamente niente. E quindi, boh, non lo so, voi sapete come si pulisce il metallo? Penso che proverò con l'aceto a questo punto.
prenderò dei sottaceti e userò l'aceto dei sottaceti, visto che io l'aceto non lo mangio. Penso che sia una soluzione che può funzionare. A questo punto è arrivato il momento più bello, che è quello di verniciare, o almeno dare le prime mani. Puoi farlo in due modi. Puoi o pitturare stando molto molto attento a non sporcare lo specchio, oppure, come preferisco fare io, proteggere lo specchio con il buon, sano, vecchio scotch di carta. Quindi, una volta protetti tutti i lati e in realtà anche la serratura, perché l'impregnante colora anche il metallo, quindi era necessario proteggere anche questa magnifica, sporca, brutta e vecchia serratura. Ho deciso di comprare questo colore che non avevo mai provato, che è Tech. L'immagine dovrebbe essere rappresentativa del colore perché mi sembrava il colore più simile a quello iniziale del legno, ma era tanto rovinato il legno, quindi è stata la mia immaginazione che ha lavorato e ha pensato, ma sì, era di sicuro di questo colore. Sta di fatto che alla fine è venuto fuori un po' più rosso, però va bene alla fine perché il colore che prende il legno non dipende dal colore dell'impregnante, ma dipende dalla somma del colore dell'impregnante e del colore del legno, quindi è un po' come tingersi i capelli. Tu sai esattamente il risultato che vuoi ottenere, ma non sai perfettamente come arrivarci, perché non sai il risultato della somma fra il colore dei tuoi capelli e il colore della tinta. Stessa storia quando si dà l'impregnante su del legno. Ho fatto questo lavoro in un paio di giorni, un paio di mattinate in realtà, perché dopo le prime due mani di impregnante, sì, fra le prime due mani io non ho grattato l'impregnante, l'ho grattato solo dopo la seconda, quindi il lavoro si è compiuto in un paio di mattinate. In un paio di mattinate lo specchio era già molto bello e pronto per essere portato a casa, per questo vi dico, è un restauro veloce, ok? Per renderlo apprezzabile in poco tempo, ma anche solo scartavetrare e poi ridare una mano di vernice trasforma veramente le cose, facendole rimanere in realtà quello che sono. Ridare un nuovo abito a un vecchio oggetto penso che sia una delle soddisfazioni più grandi. Primo perché risparmi, secondo sono tutti punti autostima perché l'hai fatto tu, terzo hai un oggetto in casa che porta con sé una storia. E dentro quella storia c'è anche la parte in cui tu l'hai ristrutturato. Come dicevo, dopo le prime due mani di impregnante, questo era il risultato dello specchio. In realtà era già perfetto così. La vernice non l'avevo ancora mai grattata, però è prassi, quando si usa la vernice, grattare fra una mano e l'altra e dare più di una mano. Quindi in questo caso io ho grattato molto leggermente, senza l'entusiasmo con cui avevo pulito all'inizio il legno marcio. Come vedete, non ho tolto tanto, sono stata davvero delicata, per poi di nuovo ridare un'altra mano sopra. Questa volta ne ho data solo una di mano, perché il risultato già mi piaceva molto, quindi non aveva senso darne due, tre, quattro. Più mani di vernice dai, più il legno scurisce, e questo colore in realtà a me andava abbastanza bene. Quindi è rimasto così. Al di là della poesia che sta dietro il ristrutturare le cose vecchie, il ridargli una nuova vita, credo che recuperare oggetti che hanno già una storia sia un grande atto di anticonformismo. In questa società in cui si compra e si getta, si compra e si getta, si compra e si getta, si compra, scusate, si getta per comprare, si getta per comprare perché tu vuoi comprare, però hai la casa piena ormai, quindi devi buttare via con lo scopo di comprare cose nuove. Il fatto di fermarsi, il fatto di andare in cerca di qualcosa che abbia un'identità e non solo un prezzo, qualcosa affine a te, qualcosa che porti con sé parte della tua storia e avere poi la pazienza di sistemarlo. È veramente un'azione che va controcorrente. E la cosa buffa è che solo chi lo fa può capirne la bellezza. Chi non lo fa non riesce veramente a comprenderla. È una nicchia per pochi eletti. E
E badate bene che non è un rimanere ancorati al passato, ma è un dare il giusto valore alle cose.